Ma non è finita qui perché Andrea Bigardi ha intervistato anche Claudio Santamaria che ci dice c'è da fare di più per il cinema. Claudio, che cosa vuol dire per te ricevere un premio, insomma, intitolato Vittorio De Sica, uno dei più grandi del cinema italiano? Beh, è sempre un grandissimo onore, fa sempre molto piacere ricevere un premio così importante. Significa che il lavoro che fai e le fatiche che fai sono ripagate e riconosciute. Vittorio De Sica ovviamente non l'hai conosciuto, però insomma l'hai visto tante volte al cinema, i suoi film. Ecco, da questo punto di vista, qual è il primo pensiero che ti viene in mente quando appunto pensi a Vittorio De Sica, il primo film, la prima immagine? Beh, mi viene in mente Umberto Oddio, Chuchat, ecco, questi sono i primi film, Ladri di biciclette, soprattutto la scena finale del bambino che piange vedendo il padre assalito dalla folla, no? Quando ha rubato la bicicletta. Vengono in mente questi momenti qua. Un momento del genere può valere anche per fare una riflessione sullo stato del cinema in Italia, che cosa si può dire, come siamo messi? Beh sì, sicuramente il cinema in Italia ha bisogno di un sostegno politico che a volte molto spesso manca, e come per esempio c'è in Francia, no? Un sostegno delle leggi e delle regolamentazioni che lo difendono, lo proteggono e lo aiutano in qualche modo, e questo secondo me che un po' manca in questo paese.